Quest'anno siamo a Rosso ma non troppo, la seconda edizione dove il protagonista principale ovviamente è il pomodoro a pera d'Abruzzo. L'amministrazione comunale da subito ha inteso promuovere questa eccellenza del nostro territorio che rappresenta veramente una tipicità francavillese ma abruzzese tutta. In quanto dietro a questa attività di produzione lavorano tantissime aziende del progetto Terra Amica e chiaramente questo evento è stato possibile realizzarlo in questo modo così impegnativo nella due giorni grazie alla collaborazione dei nostri partner, primo tra tutti il consorzio dei produttori a Pera d'Abruzzo, quindi del dottor Luciano Camerano, il presidio Slow Food di Francavilla al Mare con il quale abbiamo già una collaborazione consolidata. Non solo pomodoro, sicuramente protagonista il pomodoro, ma con tanto divertimento, spettacoli, street food da mangiare, da bere, ci saranno concerti, ci sarà la novità del pomodoro quiz show che sarebbe un gioco telematico tipo il cervellone dove verranno poste delle domande tematiche sul pomodoro. Ci saranno artisti di strada e tanto altro divertimento, quindi veramente un evento ben organizzato.